Ci dica innanzitutto concretamente che cosa porterà, mi immagino non sia semplice fare delle stime, in termini di afflusso e soprattutto di presenza cinese nell'isola. Immagino che il catalizzatore sia stato anche la visita di Xi Jinping a Palermo nel mese di marzo. Assolutamente, questo è stato il catalizzatore che ha destato molto interesse da parte dei consumatori cinesi, dei viaggiatori cinesi, e ovviamente c'è stato anche il famoso MOU che abbiamo firmato sulla Belt and Road, che ha innalzato il livello di pubblicità di cui l'Italia ha goduto su tanti media cinesi, e i primi numeri, così ovviamente di poche settimane, parlano di un aumento del flusso turistico cinese in Sicilia del 500%, ripeto, sono numeri bassissimi, siamo passati dai 1700 turisti per i primi tre mesi del 2018 ai quasi 5000 di questi mesi, non siamo ancora in estate, sono cauto, però l'inerzia è c'è. E la visita, l'interesse di Ctrip, la più grande agenzia di viaggio, a voler venire proprio a Palermo a firmare questo accordo, dimostra che c'è stato, perché si muovono per far soldi ovviamente, c'è stata domanda anche da parte dei loro clienti, che sono 130 circa milioni, e quindi vuol dire che c'è un interesse, e speriamo che questo porti un flusso turistico in Sicilia, un flusso, quello che definisco, positivo, spesa media alta, si parla di circa 4-5 mila euro per viaggio, quasi il 40% destinato a spese di shopping, quindi cerchiamo di attrezzare la Sicilia, non solo gli aeroporti come duty free, ma anche tutti gli esercizi, a poter accettare pagamenti online, pagamenti via telefonino ovviamente, come fanno i cinesi, che hanno azzerato l'uso del contante, il wifi quasi ubico dovunque, quindi c'è la parte della domanda e l'abbiamo curata. Oggi ho detto alle associazioni di categoria siciliane di cominciare a preparare l'offerta in modo che ci facciamo trovare pronti quando arriveranno e stanno già arrivando questi nuovi turisti. Ecco, Geraci, ha già risposto a 6-7 domande che avevo in mente. Lei conosce molto bene la realtà cinese. Per i nostri telespettatori, lei ha lavorato per moltissimo tempo in Cina, parla fluentemente il mandarino, dunque le chiedo che cosa vogliono i cinesi, i turisti cinesi quando vengono in Italia e soprattutto in Sicilia. Siamo abituati a vederli comunque in presenza massiccia nelle nostre città d'arte, di meno sulle nostre spiagge. Perché a suo dire funzionerà? Perché diciamo le città d'arte tradizionali intanto sono ovviamente a piena capacità, e mentre la Sicilia sta acquistando un po' più di come dicevo prima di un buon nome, in passato non era sempre così, la visita di Xi Jinping, alcuni film, i turisti cinesi vengono qui per ritrovare un turismo dei luoghi diciamo naturali, loro in Cina fanno turismo nei borghi, ma sono borghi un po' trasformati quasi in Disneyland, mentre in Sicilia trovano veramente una situazione tradizionale reale, fondamentalmente loro vogliono viaggiare in borghi dove c'è la gente locale che abita, non delle strade trasformate in negozi e in shopping mall, quindi questo è quello che offre la Sicilia, ma non solo, anche tutto il sud, ma anche tutta l'Italia, infatti io spero che da questa iniziativa che noi abbiamo portato in Sicilia si sviluppi un turismo anche su tutto il Mezzogiorno, ma anche sugli altri borghi che abbiamo bellissimi in giro per l'Italia, anche per dare una mano così a defluire il flusso dalle città come Venezia che sono a capacità. Loro cercano il lusso, la pulizia totale, il servizio e attenzione, questo è un monito che lancio in Cina, come abbiamo visto in casi passati, la potenza dell'internet è micidiale, un qualsiasi errore viene amplificato, quindi attenzione a farsi trovare veramente ben pronti con servizio di top qualità. In Cina e in tutta l'Asia ci sono alberghi a 6-7 stelle che noi purtroppo nel sud dell'Italia non abbiamo nei numeri sufficienti, quindi io penso che oltre al turismo ci sia un indotto anche sullo sviluppo delle infrastrutture, della ricettività alberghiera e anche dell'export, perché poi i turisti sono i principali e più utili testimonials, perché poi quando ritornano in patria diventano clienti dei nostri prodotti, ed è per questo che parliamo di prodotti agroalimentari collegati al turismo, ed è un po' la strategia che con il collega, col ministro Centinaio, stiamo mettendo in piedi, lui sulla parte ovviamente dell'agricoltura e del turismo e sulla parte dell'export. Senta, per chiudere in un flash Geraci, siamo a circa 3-4 mesi dalla firma del Memorandum of Understanding sulla Belt and Road Initiative, anche la Sicilia potrebbe costituire comunque una componente importante, i cinesi ad esempio sono interessati al terminal crociero del porto di Palermo o altri progetti simili, come stiamo procedendo per diventare, se stiamo procedendo, l'approdo marittimo della Belt and Road, perché la cosa suscitò grande interesse anche mediatico, poi non se ne è
più parlato? Beh, intanto io capisco il voler acquisire subito dei risultati, ma appunto sono soltanto 3 mesi e la vice di Xi Jinping è stata in un certo senso, e anche la nostra firma del MOU, anche improvvisa, e dobbiamo prepararci. Sono proprio stato mezz'ora fa al porto di Palermo, dove abbiamo parlato proprio dello sviluppo delle attività turistiche. Credo che il processo all'autorità portuale di Palermo vada avanti, non ci sarà probabilmente bisogno di nessun investimento da parte cinese, ed è quello che per noi va benissimo, ma ci sarà un aumento del traffico molto importante, non posso dare dei numeri, ma alte doppie cifre nei prossimi anni, che porteranno ovviamente tantissimi turisti, chiaramente non solo cinesi ma da tutto il mondo, nel porto di Palermo, e questo deve essere sviluppato in complementarietà con lo sviluppo dei porti container per lo sbarco delle merci, perché c'è il raddoppio anche del canale di Suez, e la nostra concorrenza fondamentale è ancora una volta la Grecia e Malta, che hanno dei porti più a sud, più vicini, dove forse più le procedure di sbarco dei container sono un po' più veloci di quelle nostre, quindi dobbiamo velocizzare anche quello per rendere efficiente lo sbarco delle merci e i controlli. Beh, ovviamente. Bene, grazie allora Geraci per questo suo intervento, grazie ancora e le auguro una buona serata. Noi chiudiamo qui la prima parte, tra un istante torniamo sempre con i nostri ospiti a parlare di Stati Uniti, andremo